Dobbiamo solamente dire questo, adempiamo le ultime volontà del Presidente comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Forse un attentato, forse un suicidio. Non è ancora chiara la ragione della morte di Giuseppe Impastato, 30 anni. Maggio 1978, l'Italia è sotto shock per il ritrovamento nel bagagliaio di una Renault 4 parcheggiata in via Caetani a Roma del cadavere di Aldo Moro. Lo stesso giorno a Cinisi, paesino della Sicilia che si affaccia sul mare, Peppino Impastato muore, dilaniato dall'esplosione di una carica di tritolo posizionata sotto il suo corpo, adagiato sui binari della ferrovia. Aveva 30 anni. Quell'omicidio per i media fu quasi inesistente, visto che avveniva nello stesso giorno del ritrovamento del cadavere del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. E la testimonianza di un tempo nel quale la lotta alla mafia, soprattutto nella dimensione sociale, culturale, civile, era molto debole, inesistente. Peppino ci ha lasciato invece un'idea della lotta alla mafia che era insieme politica, sociale, radicale nella forza della denuncia, però fortemente ancorata alle ragioni del suo territorio, il lavoro, lo sviluppo, un'idea di alternativa, un'idea di comunità, anche creata attraverso l'esperienza del circolo musica e cultura. È un'antimafia sociale, e credo che questa è la cosa più importante che ci lascia Peppino Impastato, contro ogni deriva ecumenica ed istituzionale. Ecco, la forza di quell'idea di antimafia era proprio questa, chiamare i mafiosi per nome e cognome, additarli nelle loro responsabilità, denunciare le commistioni con la politica e il potere in una fase nella quale solo pronunciare un nome, Badalamenti, significava una condanna a morte. E nello stesso tempo l'idea che la lotta alla mafia tu non la vincevi nelle aule dei tribunali, ma la vincevi con le lotte sociali. Questo è il significato più forte della testimonianza della vita e della morte di Peppino Impastato. La Democrazia Cristiana ha fatto sapere a Don Tano seduto, ha fatto sapere che è disponibile a cedergli tutti e 27 gli scrutatori. L'ironia è uno strumento fondamentale perché mette a nudo la visione distorta del potere dei mafiosi. Chiamare Badalamenti Tano seduto e rappresentare il consiglio comunale di Cinisi come il consiglio della tribù che si riuniva per eseguire gli ordini di Don Tano seduto, nella fase nella quale Tano Badalamenti era il capo della cupola, non dimentichiamolo, e viveva a Cinisi ed era, diciamo, la massima espressione di quel rapporto tra la mafia e la Democrazia Cristiana ed il potere che aveva fatto di Cinisi e di altre aree della Sicilia delle zone franche per la legalità e per la giustizia, anche per le forze dell'ordine. Questo non era solo un'espressione di coraggio, era anche la rottura di un silenzio sociale che per la prima volta si affermava. È una doppia rottura, la rottura all'interno della famiglia naturale, la rottura all'interno della famiglia mafiosa nella quale il padre di Peppino era comunque collocato e i suoi parenti americani erano dall'altra parte i referenti. Insomma, un'espressione totale di rottura di codici mafiosi, di codici di costume, di doppia morale esistente e vissuta da tutti, anche dall'allora forse dell'opposizione. Sull'omicidio del padre di Peppino non si è mai indagato, ma quell'incidente è un incidente strano e anomalo. Del resto siamo in una fase nella quale i depistaggi erano all'ordine del giorno. Basta pensare ad un nome ritornato, diciamo, alle cronache attuali, quello
dell'attuale generale Subranni, allora capitano, che fu il protagonista di tutti i depistaggi sull'omicidio di Peppino Impastato. Anche il padre, nelle forme attraverso le quali lo poteva fare un uomo comunque vissuto e cresciuto con la cultura mafiosa e relazionato direttamente all'organizzazione, anche il padre si schierò con Peppino, però la scelta di Felicia fu radicale. Io ho conosciuto bene Felicia anni dopo. Io penso che il ruolo di Felicia è stato fondamentale, sì, nel momento della scelta di difendere Peppino, ma soprattutto dopo, nel raccogliere lei assieme a Giovanni ovviamente il testimone di Peppino, nella capacità di chiedere la verità e di dire sempre a Badalamenti: io tagliettaliare entra l'occhio, io ti devo guardare negli occhi, con una forza non usuale in terra di mafia, e con una forza che solo una donna che rivendica la sua autonomia e la sua libertà rispetto anche al suo passato e ai canoni del suo passato può esprimere. È la forza di Felicia nel dialogare con i giovani che sono andati via via crescendo nelle visite alla sua casa, per tutti una parola, per tutti un ascolto, per tutti un racconto. Credo che l'esperienza di Felicia è l'altra faccia dell'esperienza e della testimonianza di Peppino. Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11. Sì, lo Z11. Il grande capo, Tano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza. Eravamo in una fase nella quale i rapporti tra il potere politico, la mafia e gli apparati dello Stato erano consolidati. Del resto, ora la mafia non sarebbe stata la mafia se non avesse goduto di queste collusioni. E quell'omicidio parlava di tante cose, cioè della ribellione giovanile, di un'esperienza di comunità intollerabile, centinaia di giovani che andavano a Cinesi attorno all'esperienza del Circolo Musica e Cultura, attorno al movimento che Peppino aveva creato, e poi la radio, e quindi uno strumento di informazione in terra di mafia in un periodo in cui non mica c'erano le radio libere e private di oggi, quindi uno strumento di informazione come denuncia permanente non solo della mafia ma di tutte le distorsioni che il rapporto tra la mafia e la politica producevano su quel territorio, la battaglia contro il raddoppio delle piste dell'aeroporto di Punta Raisi, l'organizzazione dei contadini che venivano espropriate delle terre, cioè il legame tra le lotte sociali e l'antimafia era intollerabile, e questa cosa aveva a che fare anche con la messa in discussione di un sistema di potere nel quale convivevano la mafia, la politica e pezzi degli apparati dello Stato. E per questo il depistaggio è stato così inaccettabile e intollerabile. Quanti anni ci sono voluti? Io qui penso che è stata importante anche la relazione di Giovanni Russo Spena della Commissione parlamentare antimafia dei primi anni 2000. E quella relazione svelò il sistema dei depistaggi e delle collusioni, e poi il nuovo processo. Non dimentichiamo che tanti processi si fermarono per giungere alla verità giudiziaria che poi alla fine ha portato alla responsabilità precisa di Badalamenti e del killer. Quindi io credo che rimane ancora oscuro il capitolo dei depistaggi, le responsabilità dei depistaggi e la volontà che determinò quei depistaggi, però i depistaggi sono un dato certo. La memoria è fondamentale. E poiché Peppino è stato sempre considerato una vittima non istituzionale, per decenni è stato ricordato solo dai compagni, da una parte della sinistra che aveva sempre visto in Peppino una visione dell'antimafia,
per anni ed anni al corteo a Cinisi eravamo in pochissimi, organizzato dal centro impastato, con un lavoro straordinario fatto assieme a Giovanni, anche da Umberto Santino e da Anna Puglisi e dai compagni di Peppino. La svolta avviene con l'avvio del processo, con il film I 100 passi, che portano ad un pubblico di massa la storia, la vita, la morte di Peppino come esempio di un'altra antimafia. Io non ci sarò a Cinisi perché sarò a Città del Messico, dove il 3 maggio, nel giorno della libertà dell'informazione, nella giornata mondiale della libertà dell'informazione, mi viene consegnata una cattedra all'Alta Scuola para la Justicia di Città del Messico, una libera cattedra dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per questo anno accademico. Ricorderò lì però Peppino, proprio in occasione della giornata mondiale dell'informazione, e credo che questo 40° anniversario è importante anche per il programma che è stato definito da Giovanni, dal centro impastato, tutto sui temi sociali, sui temi dell'immigrazione, del lavoro. Ecco, o l'antimafia fuoriesce dalla dimensione giudiziaria e penale, e anche qui, come dire, la diversità tra le tifoserie relative al processo mafia-Stato, che poi Stato non è, sarebbero diciamo tre pezzi, alcuni pezzi dello Stato, e l'impostazione che il centro impastato e il 40° hanno dato, cioè il legame sociale forte tra la lotta alla mafia, che ha sì una dimensione penale giudiziaria, ma deve avere prevalentemente una dimensione sociale. Noi la mafia non la sconfiggeremo nelle aule dei tribunali, noi nelle aule dei tribunali dovremo avere verità e giustizia, e da questo punto di vista diciamo abbiamo ottenuto grandi e straordinari risultati. Ma poi la lotta alla mafia noi la vinciamo nella società, aggredendo i patrimoni, i capitali, costruendo le condizioni di diritti sociali universali che rendano non mediabile il rapporto tra i cittadini e lo Stato e la politica, e quindi sottraggano alla mafia e a chi collude con la mafia il potere di mediazione sociale. Quella è la sfida che abbiamo, e questa è la lezione di Peppino Impastato. Ecco, l'antimafia sociale, io perché insisto molto su questo? Perché io penso che anche l'antimafia vada rifondata culturalmente e socialmente, debba recuperare la sua autonomia sia rispetto alla politica sia rispetto alla magistratura. O l'antimafia fa questo e quindi diventa critica permanente del potere, dell'economia e della società, o l'antimafia sarà relegata in una dimensione rituale ed istituzionale che non è quella che serve. Il 40° di Peppino Impastato invece ha un programma e quindi un'identità che prefigura un altro tipo di antimafia, ed è quello esattamente che ci serve. Stamattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio e non ci saranno più trasmissioni. Peppino non c'è più. È morto. Si è suicidato. No, non sorprendetevi, perché le cose sono andate veramente così. Non lo dicono i carabinieri, il magistrato lo dice. Dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita.